appunto, Sara, come stavo spiegando, questo è un periodo molto complesso per tanti di noi. Quali sono le possibilità, ecco, che lei come professionista individua per attenuare un po' lo stress o l'ansia in questo periodo? Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa su cosa sono ansia e panico, perché soprattutto per chi non li ha mai provati, magari possono essere anche difficili, no, da certo, capire. Certo. Ecco, quindi l'ansia e il panico scacciano di per sé, sono delle azioni assolutamente naturali e rispondono alla percezione di una minaccia presente o futura, e chiaramente il virus rappresenta una minaccia, no? Quindi possono diventare disfunzionali quando la minaccia o viene erroneamente interpretata come tale, oppure si sovrastima anche questa minaccia, oppure quando non ci sentiamo all'altezza di un compito, di una situazione. Questi pensieri addirittura possono provocare anche delle reazioni psicofisiologiche, come ad esempio, che ne so, la cefalea, oppure disturbi gastrointestinali, ecco, di questo tipo qua, che possono essere anche spropositati rispetto al necessario e che possono arrivare anche al punto di condizionare la vita quotidiana, certo, come anche in questo periodo, chiaramente, no? Quindi come riconoscerli? Allora, l'ansia e il panico sono caratterizzati da una forte tensione, okay, che si percepisce a livello anche di tutto il corpo, okay? L'ansia soprattutto può perdurare per lungo tempo e, se non risolta, può portare anche sintomi come gastrite, disturbi intestinali, nausea, come dicevo prima. Un attacco di panico invece dura molto meno, perché si esaurisce in 20 minuti e vede però amplificati questi sintomi fisiologici, no? Ed è caratteristica la paura di morire oppure di perdere il controllo, che di solito si finisce anche in ospedale pensando di avere un infarto, in realtà, quando c'è un attacco di panico. Quindi, non si riesce, ecco, più a gestire, insomma, la situazione, però sono dinamiche, esatto, nettamente diverse l'una dall'altra.